Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. In questo video vi parlo di quelli che secondo me sono i migliori smartphone acquistabili ad oggi con un budget compreso tra i 200 e i 300 euro. Iniziamo subito con Honor View 10 Lite, smartphone dotato del buon Kirin 710. Sistema on chip che abbinato a 4 GB di RAM e un software ben ottimizzato consente a questo dispositivo di girare molto bene nel quotidiano. A ciò si aggiunge un ampio display Full HD Plus con cornici molto sottili, una batteria capiente in grado di assicurare un'ottima autonomia e ben 128 GB di memoria di archiviazione. L'unico difetto di questo terminale riguarda l'assenza del Bluetooth 5, ma per circa 210 euro direi che si può chiudere un occhio. Passiamo a due dispositivi con sistema on chip Snapdragon 636. Asus Zenfone 5 in quest'ultimo periodo è reperibile per circa 205 € nella versione da 128 GB. Prezzo estremamente interessante per un dispositivo ben costruito, dotato di un ottimo pannello Full HD Plus e un comparto fotografico di buon livello e completo di fotocamera grandangolare. A ciò si aggiunge un altoparlante che, seppure singolo, è decisamente potente e un software con funzioni molto smart, come la regolazione automatica della velocità di carica o la regolazione automatica del volume della suoneria in base alla rumorosità dell'ambiente in cui ci troviamo. Nokia 7.1, come Asus Zenfone 5, gira decisamente bene ed è caratterizzato da un'ottima qualità costruttiva e un software stock. Questo smartphone è infatti un Android One e per circa 200 euro rappresenta una buona scelta per chi desidera al contempo uno smartphone completo, compatto, con Android Stock e che non costi molto. L'unico difetto di questo dispositivo è rappresentato dai soli 32 GB di memoria di archiviazione, un po' pochi nel 2019, ma con l'ausilio di una microSD per foto e video, se non installate molti giochi pesanti e ogni tanto cancellate un po' di file inutili, allora possono bastare. Xiaomi Mi A3 è uno degli smartphone più recenti in questa rubrica, costa circa 235 € nella versione da 64 GB e ha due difetti: gli manca l'NFC e il display è solo HD+. In poche parole, se volete l'NFC e sui display siete abbastanza pignoli, vi sconsiglio il Mi A3. Invece, se non fate parte di questa categoria, questo Xiaomi rappresenta sicuramente un'ottima soluzione, soprattutto se desiderate uno smartphone Android One, quindi con Android Stock, con un'ottima autonomia e senza altri difetti particolari. Per chi non lo sapesse, segnalo che Mi A3 è dotato di un sensore di impronte ottico situato sotto il display. Come vi ho detto poco fa, questo smartphone costa mediamente 235 €, cifra ok considerando che è uscito da pochissimo. Tuttavia, fossi in voi, aspetterei che scenda di altri 20-30 € prima di prenderlo in seria considerazione. Samsung Galaxy A50 e Motorola One Vision sono due smartphone molto diversi, che hanno in comune il sistema on chip Exynos 9610. In realtà quello del Motorola è il 9609, ma le uniche differenze stanno in frequenze operative leggermente differenti, che nell'uso reale non fanno alcuna differenza. Galaxy A50 è un medio gamma dotato di un ottimo display AMOLED, una batteria capiente, seconda fotocamera grandangolare e un software completissimo ed estremamente curato, sia dal punto di vista grafico che funzionale. Anche per quanto riguarda connettività e sensori, ha tutto ciò che si possa desiderare su un medio gamma moderno, ma adesso veniamo ai suoi difetti. Il primo riguarda le foto, che seppure complessivamente buone e in particolare ottime per quanto riguarda i colori, peccano in dettaglio rispetto a quelle dei vari competitor. Il secondo difetto riguarda il sensore di impronte ottico situato sotto il display, davvero lento e impreciso in diverse situazioni, ma si può rimediare con lo sblocco tramite il viso, meno sicuro ma decisamente meglio funzionante. Il terzo e ultimo difetto riguarda una minore reattività generale, sempre rispetto alla concorrenza, colpa del software pesante. Tuttavia reputo che A50 sia comunque piacevole da utilizzare per la gran parte delle persone, ma per dovere di cronaca ho preferito sottolineare questo aspetto, che magari interessa a qualcuno di voi. Il prezzo di questo medio gamma Samsung si aggira sui 260 €. Motorola One Vision è uno smartphone con Android One, che vuol dire Android Stock e aggiornamenti garantiti per almeno 2-3 anni. Rispetto ad A50 questo Motorola è sicuramente più reattivo e scatta foto più dettagliate. D'altra parte, perde il grandangolo, ha meno funzioni a livello software e un'autonomia che, seppure buona, è inferiore a quella di A50. La particolarità di questo smartphone è sicuramente il rapporto di forma 21 noni del display, che può piacere o meno. Motorola One Vision di solito costa 299 €, ma in diverse occasioni è sceso sulle 250 e sicuramente lo farà ancora. Gli smartphone che vi ho presentato sino ad ora sono tutti molto simili per quanto riguarda le prestazioni, ma con il prossimo terminale e quelli successivi, dei quali vi sto per parlare, facciamo un bel salto di qualità sotto questo punto di vista. Il primo di questi smartphone è lo Xiaomi Mi 9SE, dispositivo che ha davvero poco da invidiare a terminali di fasce superiori.
Lo Snapdragon 712, infatti, rende più o meno come uno Snapdragon 835, sistema chip estremamente potente e in grado di soddisfare le esigenze di chiunque. In poche parole, Mi 9S, grazie allo Snapdragon 712, abbinato a 6 GB di RAM, memoria di archiviazione di tipo UFS e un software ben ottimizzato, è uno smartphone molto scattante, in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il salto di qualità rispetto agli smartphone visti fino a poco fa si vede anche sotto il profilo fotografico. Infatti Mi 9S, pur non essendo a livello dei migliori camera phone, non sfigura affatto se messo a paragone con questi ultimi. A completare il quadretto ci sono un ottimo display AMOLED e un'ottima qualità costruttiva. Il sensore di impronte situato sotto il display e l'autonomia sono nella media, mentre tra i difetti ci metto soltanto l'assenza di espansione di memoria e jack da 3,5 mm. Mi 9S è il mediogamma ideale per chi desidera qualità e velocità in dimensioni compatte. Ultimamente è facilmente reperibile per circa 290€ nella versione da 64 GB, ma se avete un po' di pazienza potete trovare a 300€ o poco più anche la versione da 128 GB. Saliamo ancora di potenza con lo Xiaomi Mi Mix 2, smartphone top gamma di 2 anni fa, ma che ha ancora molto da dire visto che in termini di velocità non ha quasi nulla da invidiare ai top più recenti. Ha una fotocamera principale stabilizzata otticamente, tutt'oggi di ottimo livello sia per foto che per video, e il suo design è senz'altro al passo con i tempi. Il suo difetto principale risiede nella fotocamera frontale situata in basso a destra, di qualità solo sufficiente e in una posizione decisamente scomoda, visto che costringe a capovolgere il telefono per utilizzarla comodamente. D'altra parte, questo era il prezzo da pagare qualche tempo fa per avere un design di questo tipo, davvero molto bello ed elegante, anche per via del retro in ceramica. Mi Mix 2 costa mediamente 260€, ma ogni tanto è sceso sui 230, e a quella cifra è davvero un best buy. Se volete il massimo della potenza e non solo, spendendo non più di 300€, dovete puntare a uno di questi smartphone, tutti dotati di Snapdragon 845, sistema chip top gamma dello scorso anno. Xiaomi Mi Mix 2S, come facilmente intuibile dal nome, non è altro che un affinamento del Mi Mix 2. Rispetto a quest'ultimo cambia solo il sistema on chip e il comparto fotografico posteriore, sicuramente un bel passo avanti. Xiaomi Mi 8 si differenzia dal Mi Mix 2S solo per il design, la fotocamera frontale posta in alto nella notch è di qualità decisamente superiore e per il display AMOLED anziché IPS. Per il resto, ovvero comparto fotografico posteriore e dotazione hardware e software generale, sono praticamente lo stesso dispositivo. A tal proposito, sottolineo che le fotocamere principali di Mi 8 e di Mi Mix 2S sono davvero di ottimo livello, merito del buon sensore utilizzato e della stabilizzazione ottica. Pocophone F1 è una sorta di variante da corsa del Mi 8, nel senso che elimina componenti di pregio come il display AMOLED, la scocca posteriore in vetro, il frame in metallo e la stabilizzazione ottica, in cambio di un alleggerimento del peso e di prestazioni superiori dovute ad un apposito sistema di raffreddamento a liquido, che davvero non fa mai scaldare il terminale, anche durante sessioni di gioco prolungato o di utilizzo parecchio intenso. Il fatto che questo dispositivo non scalda si riflette sull'autonomia, davvero eccellente, merito anche della batteria da ben 4000 mAh. In sostanza, se siete disposti a rinunciare a un display di maggiore qualità, l'NFC, la fotocamera stabilizzata e il miglior design di Mi 8, in cambio di prestazioni ancora superiori e di una super autonomia, Pocophone F1 è lo smartphone che può fare al caso vostro. Sonic Z2 rappresenta invece un'ottima alternativa se preferite una versione di Android molto vicina a quella stock, se desiderate un dispositivo maneggevole, dotato di un ottimo display HDR, altoparlanti stereo frontali e in generale spiccate qualità multimediali. A livello fotografico fa bene, ma non quanto Mi 8 e Mi Mix 2S, mentre dà il meglio di sé con i video, davvero di ottima qualità. Mi 8, Mi Mix 2S e Sonic Z2 sono reperibili per circa 290-300€. Mentre Pocophone F1 per circa 265. La lista principale degli smartphone che vi consiglio di acquistare con un budget compreso tra i 200 e i 300€ finisce qui, ma non chiudete adesso il video perché voglio parlarvi brevemente di alcuni dispositivi che attualmente costano poco più di 300€ o poco meno di 200, ma che con le oscillazioni di prezzo potrebbero rientrare nella categoria 200-300€. Il primo fra questi è sicuramente lo Xiaomi Mi 9T, smartphone molto potente, dotato di una batteria capiente, un ampio display AMOLED privo di notch o fuori e un comparto fotografico di buona qualità e completo, come su Mi 9S, di teleobiettivo e grandangolo. In poche parole, siamo di fronte a quello che reputo complessivamente il miglior mediogamma sul mercato, smartphone dal costo di circa 320€ nella versione da 64 GB, destinato a scendere stabilmente sotto i 300 entro qualche mese. A
A tal proposito, vi segnalo che se non volete acquistarlo per forza su Amazon o in negozio, su alcuni siti ai quali non voglio fare da garante, è già disponibile per meno di 300 euro. Un altro smartphone le cui considerazioni in merito al prezzo sono identiche a quelle appena fatte per Mi Note T è Galaxy A70, medio gamma completo, adatto a chi desidera schermo e batteria enormi. LG G7 fino a qualche settimana fa si trovava stabilmente sotto i 300 euro, ma adesso è risalito sopra i 350. Questo ex top gamma è lo smartphone più completo tra quelli dei quali vi ho parlato oggi, ha tanta qualità in ogni comparto e il suo unico difetto riguarda l'autonomia, sufficiente a portare a termine solo una giornata di utilizzo medio. In merito al G7 pubblicherò sicuramente un video dopo più di un anno di utilizzo entro qualche settimana, ma tornando a noi vi suggerisco di prenderlo in seria considerazione se dovesse tornare su cifre prossime ai 300 euro. Cito molto velocemente Huawei Mate 20 Lite e Redmi Note 7 128GB. Due smartphone con caratteristiche molto simili a quelle dell'Honor View 10 Lite visto d'inizio video, ma che permettono di risparmiare qualcosina visto che si trovano rispettivamente a 185 e 199 euro. E infine, giusto per non farvi mancare nulla, ho realizzato anche una lista di outsider, ovvero degli smartphone che rientrano nel budget di questa rubrica, quindi 200-300 euro, ma che non ho voluto inserire nella lista dei principali, perché reputo che per cifre simili, poco più basse o poco più alte, non siano appetibili quanto i loro competitor, che invece ho messo tra i principali. Questa lista di outsider è formata da Sony XZ Premium, dal costo di circa 270 euro, unico per via del suo display 4K. LG V30 dal costo di circa 290 euro, dispositivo con spiccatissime qualità multimediali, ma al quale preferisco i top gamma dello scorso anno. Nokia 7 Plus e Asus Zenfone Max Pro M2 dal costo di circa 250-260 euro, medi gamma che puntano tutto su buone caratteristiche generali, autonomia e Android Stock, ma che per molti non valgono la differenza di prezzo con un Honor View 10 Lite o un Redmi Note 7 e che sono pericolosamente vicini a smartphone dalle qualità nettamente superiori. Stesso discorso per Huawei P30 Lite e Moto G7 Plus, due ottimi prodotti, ma che costano troppo rispetto ai competitor in rapporto a quanto offerto. Discorso simile per Galaxy M20, dal costo di circa 210 euro, dispositivo interessante per chi cerca un'autonomia super, ma al quale preferisco Honor View 10 Lite o Zenfone 5 se non vi serve un'autonomia molto importante. A questo punto vi ricordo che in descrizione trovate i link per acquistare gli smartphone dei quali vi ho parlato e supportare al contempo il canale. In più, vi invito a seguirmi su Telegram, perché è tramite questa piattaforma di messaggistica che vi aggiorno sulle attività del canale, pubblico gli scatti non compressi degli smartphone che recensisco e vi segnalo i maggiori ribassi di prezzo relativi al mondo smartphone, come il Mi Mix 3 a 300 euro sul sito di Xiaomi, che forse è ancora reperibile per questa cifra. Detto ciò, non mi resta che chiedervi, quale smartphone comprereste voi e perché con un budget compreso tra i 200 e i 300 euro? Ditemi la vostra nei commenti, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.